lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni per il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E manda, Signore, santi sacerdoti, ferventi e religiosi alla tua Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. L'angelo del Signore è sceso dal cielo, si avvicinò e arrotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E manda, Signore, santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. L'ascensione di Gesù al cielo. Mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Padre nostro, che sei in cielo, il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore, santi sacerdoti, ferventi religiosi della tua Chiesa, Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. Sopra Maria e gli Apostoli riuniti nel cenacolo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose della tua misericordia. E manda, Signore, santi sacerdoti, ferventi religiosi alla tua Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E manda, Signore, santi sacerdoti, ferventi e religiosi alla Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. Contempliamo l'incoronazione della Beata Vergine Maria, Regina del Cielo e della Terra. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le donne e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose della tua misericordia. E manda, Signore, santi sacerdoti, ferventi religiosi alla tua Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Santa Sposa del Giusto Giuseppe, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Madre della Divina Provvidenza, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. La nostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'avorio, prega per noi. Casa d'oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori,
prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Siamo fatti di Cristo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci attristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: Ora Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare, per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come è tutta questa legislazione che io oggi vi do? Ma bada a te e guardati dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto. Non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Parola di Dio. E rendiamo grazie a Dio. Anche questa lettura, presa dal libro del Deuteronomio, che leggiamo ogni anno durante il tempo di Quaresima, è una lettura che ci aiuta a vivere questo momento
che stiamo attraversando, momento difficile. Telefonate, scritti, trasmissioni televisive, è un ritornare continuo su questo tempo che può essere trasformato in tempo di grazia. Anche il Papa ci ha esortati a non lasciarci sfuggire questa occasione per ripensare a tante cose. E un aspetto o un oggetto o una realtà di questo nostro ripensare, di questo nostro riconsiderare, deve essere certamente il rapporto che intercorre tra la legge di Dio e la felicità di un popolo, tra la legge di Dio e la stabilità di un popolo. Vedete, Dio ha presentato in questa prospettiva, l'abbiamo ascoltato proprio adesso, la sua legge, la legge che dà. E il popolo ha sempre accolto la legge di Dio e l'ha sempre vissuta in questa prospettiva. Tant'è che tutte le volte che si trovava in una situazione di schiavitù, di lontananza dalle proprie terre, dai propri luoghi, quando cioè il popolo viveva il disagio politico e sociale, era naturale che tirasse questa conclusione: stiamo vivendo questa situazione perché noi ci siamo allontanati da Dio e abbiamo tradito Dio. Ora torno a dire che noi possiamo anche riflettere su questo nostro tempo e su questa nostra situazione, ma vi invito, come ho spiegato più volte, a non farci interpreti dell'azione di Dio, perché nessuno è autorizzato a dire che quello che stiamo vivendo è un castigo di Dio. Dobbiamo solo approfittare di questo tempo per riflettere anche sul nostro rapporto con Dio, come avremmo dovuto fare durante il tempo quaresimale, a prescindere da questo momento difficile, come avremmo potuto fare durante un tempo quaresimale normale, riflettendo sulla realtà sociale e politica del nostro tempo e trarre le stesse conclusioni alle quali il popolo ebraico tante volte giungeva. Se viviamo questo disagio è perché abbiamo tradito la legge di Dio, ma non perché Dio si vendica, ma perché, non mettendo in pratica la legge di Dio, che è il principio di vita, che è il principio di pace, che è il principio di benessere, noi mettiamo in discussione quella che è la stabilità sociale, economica e politica. Pensate allo scempio che abbiamo fatto della natura. Se le acque oggi sono avvelenate, se l'aria è irrespirabile, non è un castigo di Dio, è perché noi l'abbiamo reso irrespirabile, è la conseguenza dell'egoismo con il quale noi abbiamo affrontato il benessere economico, dimentichi che questo benessere doveva rispettare tanti altri fattori. Ripercorriamo il testo che abbiamo letto. Mosè parlò al popolo e disse: ascolta Israele. Nei momenti forti
Dio vuole richiamare il popolo ad una riflessione, vuole richiamare l'attenzione del popolo. Pronuncia sempre queste parole: ascolta Israele, un richiamo forte, quasi un comando: ascolta, fermati, non ti distrarre, perché sto per comunicarti qualcosa di grande. E Mosè che cosa propone al popolo? Le leggi e le norme. Ecco, noi accogliamo lo stesso invito: ascolta. Il tempo quaresimale è tempo di ascolto della parola di Dio. Gesù nel deserto si mette in ascolto del Padre. E anche questo momento che ci ha chiusi tutti nelle nostre case deve diventare, deve essere un momento di ascolto di Dio. Deve essere, deve trasformarsi in un tempo di saggezza per tutti. Qual è la prospettiva entro la quale Mosè dice, parla di leggi e di norme che io vi insegno, lo dice a nome di Dio? Qual è l'obiettivo? Perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore sta per darvi. La legge è per la vita vostra. Quale vita? La vita individuale, la vita sociale, la vita collettiva, la vita politica, la vita organizzata, la vita dello Stato. Io vi do leggi perché voi viviate. Dio ci dà la sua legge perché noi viviamo. Il Signore, fin dal paradiso terrestre, quando ha proposto ai genitori, ai nostri progenitori, ad Adamo ed Eva, di non mangiare dell'albero della vita, cosa disse? Se voi mangiate, morirete, cioè perdete la vita. Perché l'atto di ribellione che voi farete sarà un atto che reciderà il rapporto, ci sarà una scissione tra voi e Dio, dice Dio, e questa scissione è fonte per voi di tutti gli squilibri che poi avrete, che poi Dio rivela: la terra ti produrrà triboli e spine, rotto l'armonia con Dio. E poi nel racconto biblico vediamo come lentamente questo peccato di frattura, aver detto a Dio: no, le tue leggi io non le accetto, no, le tue leggi io non le osservo, come lentamente il peccato si insinua nella vita degli uomini, a cominciare dal primo omicidio, quello di Caino, e poi alla torre di Babele, eccetera, eccetera. Conosciamo tutti la storia sacra. Dio ci dà le sue leggi per la vita. Vedete, è qui che noi abbiamo la dialettica sempre viva tra legge e libertà, la dialettica sempre attuale tra legge e libertà. Noi vogliamo esimerci dalla legge di Dio perché vogliamo essere liberi, però sappiamo tutte le volte
che noi pretendiamo una libertà senza verità, una libertà senza bene. Cioè, se noi non orientiamo la libertà verso la verità e il bene, facciamo cattivo uso di questa libertà e siamo noi stessi a crearci il male che poi ci procuriamo. Osserviamo attorno a noi i mali della nostra società. Abbiamo distrutto la natura, abbiamo messo in crisi la famiglia, il rispetto della vita umana non c'è più, gli omicidi all'interno delle famiglie, la droga, la violenza, l'incapacità di sopportarci e di saperci accettare gli uni con gli altri, la violenza verbale tra i ragazzi e i giovani, il bullismo, lo sfruttamento economico. Cos'è tutto questo? Era aver abbandonato la legge fondamentale di Dio, che sono i 10 comandamenti. Allora il grande monito che Mosè dà al popolo: osservate questa legge perché possiate prendere possesso nella terra dove state per entrare. Cosa vuol dire prenderne possesso? Accoglierla e governarla poi la terra secondo la legge di Dio, creando le premesse del bene. E Dio interviene spesso nella storia del popolo ebraico per richiamare il popolo a questa fedeltà. E cosa dice Mosè al popolo? Se voi imposterete, organizzerete la vita secondo la legge di Dio, tutti gli altri vi guarderanno e diranno: questo è il vero popolo saggio che ha messo in pratica la legge di Dio e la sua vita sociale, economica, politica è equilibrata e perfetta. E quando il popolo si allontana da questa legge e subisce le difficoltà che la storia ci ha raccontato e ci racconta, ritornerà sempre, rimpiangerà la mancanza di fedeltà a questa legge. Quando il popolo sperimenterà poi i triboli e le spine profetizzate da Dio, capirà che ogni volta che noi ci allontaniamo dalla legge di Dio creiamo le premesse dell'infelicità nostra. Miei cari fratelli, non lo dimentichiamo: l'osservanza della legge di Dio non è un favore che noi facciamo a Dio. Dio non aumenta la sua grandezza perché noi gli siamo fedeli. La fedeltà a Dio è un bene per noi, non per Lui. Se noi siamo fedeli a Lui, è un favore che facciamo a noi, non a Lui. Il disordine del quale tante volte ci lamentiamo anche noi è il frutto di questo allontanamento da Dio. Il disordine è frutto di quel peccato sociale che poi è la somma di peccati individuali che noi costruiamo ogni volta che ci allontaniamo da Dio e diciamo no ai suoi comandamenti. E allora le parole conclusive di questo testo del Deuteronomio: bada a te, quel che dicevo poc'anzi io,
se noi riflettiamo sulla legge di Dio e sul rapporto nostro con la legge di Dio, badiamo a noi stessi, bada a te, dice Mosè. E guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto. Oggi stiamo ripensando tante cose. Cosa rimarrà in noi di questa esperienza triste e dolorosa che stiamo facendo? La ricorderemo come esperienza che ha generato vita e riflessione in tutti noi? Non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Avremo il coraggio di ripensare . Le insegnerai anche ai tuoi figli. Ecco la trasmissione della fede. Trasmissione come fede, come convinzione. Io sono convinto che nella legge di Dio trovo la mia felicità e l'insegno così ai miei figli, a chi viene dopo di me, ai giovani che io incontro nel mio cammino. Dirò: io mi reputo felice per aver incontrato il Signore. Vorrei comunicare anche a te questa stessa felicità, perché, miei cari, è solo a questo livello di esperienza di vita e di convinzione profonda che possiamo trasmettere la fede. Amen. Signore, in questo momento difficile per tutta l'umanità, minacciata dal coronavirus che sta seminando paura, angoscia, sofferenze e morte, ti eleviamo dal profondo del cuore la nostra preghiera. Siamo pieni di speranza che tu ci ascolterai, anche se sembra che il tuo sguardo non sia più benigno verso di noi. Noi sappiamo che ci ami come Padre e non ci abbandoni. Stendi la tua mano. Ferma questo male che sta dilagando in tutto il mondo. Siamo tuoi figli, Signore, e tu come Padre non puoi non ascoltare le nostre preghiere. Come in tanti episodi della storia della salvezza, manda il tuo angelo e fa cessare questo flagello. Cercheremo di far tesoro di questo tempo di paura e di dolore per riscoprire la strada dei tuoi comandamenti, dell'ascolto della tua parola, dell'amore che deve unirci tra noi nelle nostre rispettive famiglie e in genere nella società. Te lo chiediamo, invocando l'intercessione della tua e nostra Madre Maria, che noi amiamo invocare sotto il titolo di Madonna della Consolazione. Non ci venga meno la sua consolazione, che sappiamo essere la tua consolazione e quella del tuo Figlio Gesù. Intercedano per noi anche i nostri santi protettori. Amen. Preghiamo. Concedi, o Dio Padre, ai tuoi fedeli di innalzare un canto di lode all'agnello immolato per noi e nascosto in questo santo mistero. Fa che un giorno possiamo contemplarlo nello splendore della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio e i suoi angeli e i suoi santi. Prima del canto finale vorrei ricordarvi che domani ci sarà un cambiamento negli incontri, in questi appuntamenti di preghiera. Alle ore 17, domani festa di San Giuseppe, io celebrerò la Santa Messa. Poi non faremo l'incontro delle 19:15 perché alle 21 ci collegheremo tutti con Tele 2000, con TV 2000, l'emittente della Conferenza Episcopale Italiana, alle 21, perché tutti i cattolici d'Italia e anche il Papa ci collegheremo per la recita del Santo Rosario. Ecco, io invito, per così ci è stato chiesto, di mettere fuori delle finestre una luce accesa, una lampada, un drappo bianco, a ricordare questo segno di comunione che abbiamo tutti nel pregare, nell'invocare dalla Vergine Santissima e da San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, questa grazia che cessi questo flagello. Noi ci risentiremo alle 19:15 per la Santa Messa. Vergine bella e santa, Madre di Dio Maria, di cantarmonia, e ti veniamo a te, consolatrice nostra, arrivederci alle 19:15.